ma non eravamo tutti giovani. Ma come? Che avete fatto lo spot con Giovanna? Ma ci avete rovinato questa televisione? Ha avuto effetto? Ma come vi permettete? Mi dovete ringraziare? Perché sono venuta io qui a Roma e che al posto mio ci veniva mio marito Peduzzo a voiarsi, chissà come vi veniva. Maria! Come è incazzato! Bippi, mi sono censurata, in questo caso incensurata, perché ho detto una mala parola. Qui male parole non se ne possono dire, bisogna essere bene, bisogna essere fini. Fini come la bestia. Maria, come sono passeriata? Ma come in tutti i fondi, sempre contro questa mafia! Non la dovete prendere! Scusate, sono un po' nervosa, infatti ho detto male parole, sto istando luci, perché mi sono lasciata prendere da una mano, di quest'ansia, di questo dolore, di questa morte della mafia! E infatti non mi sono nemmeno presentata, ma tanto non c'è nessun bisogno, perché io famosa sono, famosissima! Sono più famosa della signora Caldonazzo, che non se la fila neanche un paparazzo, e non è nemmeno di Milazzo! Se me l'altro io non mi sono rifatta, io non mi sono nemmeno debelata. Nature. Chi sono? Sono Rosa Cimarosa, amante di Canola Rosa, coniugata 20 mesi fa da Zito Cimarosa, di professione capa mafiosa. È chiaro? Adesso che sono, è chiaro? Perché sono famosa? Sì. Dice che piace accontente. Sì, signora! Io accontento, ma non voglio! Ma insomma! Ripeto, sempre contro questa mafia, ma poi lo Stato, ma questo Stato che c'è a noi, che cosa ci racconta? A noi siciliani, ci pensa a noi, ci pensa. Ma dico, avevano istanziato la cassa per il mezzogiorno alle 11:30 di mangiare. Scusate, mi suonano il cellulare. Madonna, questi cellulari finivano quando un amico della stessa e distruggono un niente, ma poi non trovo mai. Vedevo. Ma ci sono in viaggio, sono in tenuta da viaggio. Ah, non lo trovo mai. Scusate, questo bo. Noi, ecco. Pronto? Pronto, famiglia onorata, non ti parlo? Come? A colorata, qui siamo un po' pisciaro qua, chi parla? Ah, io signor Fausto, perché tu non capisci niente, io non capisci mai niente. Ma chi vuole? Anche le porte, chi vuole? No, mio marito mi sono anche io, in riunione con la memoria, impegnato. Non insista, mistica! Insistono se politici, e con le assillante! Insistono se peccate, della bocca dell'anima, infatti, vinde colli, avanti. Ma che cos'è la mafia? Forza, mafia, movimento, autonomo, faccendieri, italiani, autorizzato. Sì, quindi siamo un'organizzazione riconosciuta e autorizzata dallo Stato italiano! Più le parole così tu muori. Niente muori. Ora, luce! Signore, io sono mafiosa, ma di natura appetitosa, vogliosa, e perché no? Anche un po' formosa. Graziato, vero? L'ho affittato a Trapani, all'ultimo Pizzi Mafia, dal mio stilista preferito, Giorgio Armati. E sì, è uno dei nostri che a questo momento ci piace di fare lo stilista. Figlia, la forbice ne può servire, tanto la forbice sembra un'arma e... Giubbottino anteproiettile, in vera tinta pelle, mo posso levare, mi dica non si stava. Grazioso, vero? Sì, grazioso! Ah, e questo vestito? Ma non è una bomba, eh? Il signore è una bomba! Alla corretta! E le scarpe? Poi mi sono tanto queste scarpe, ma come sono? Ammirate, sono delle calzature firmate. Sono firmate per mano, nel senso che il malcapitato malintenzionato c'è, dopo tantissimo. E per finire, la pettinatura. Pettinatura canudella!
creato appositamente per lei in esclusiva da Rita Semicottola. Che cos'è questa? Signora? Signorossa? E lei che ci vale qualche gioiello? Qualche sbergiotteria? Ma signora, è la massima! Che riesce da dentro a fuori, ce la ninja, un po' dell'etna. Sono più calda della magma. Maria, quando sono calda, quando sono a letto con mio marito e con i miei amanti, è lutto! Vedanarsi, Maria, quando mi sono costati tutti questi lutti, sì. Voi dovete pensare che per potermi acquistare ho dovuto fare un listing. Sabato, listing, amo listing, ma sto fare un listing. Perché mia marita appena l'ha saputo mi spaccava la faccia. Che domani non è partito! Non lo posso più parlare tutta sera, mi stai addirittura a far roba, non posso parlare mai. Lasciatemi sfogare, invece non mi parla. La conversazione, difficile. Mi ricordo la prima notte di notte, mio marito di tutto, mi disse, sopra, ti ha detto niente la mafia. Scusatemi di tutto, niente ti ha detto la mafia. Ingenua sono, ora mi sto sfogando, perché mio marito non c'è. L'ho mandato lontano, è partito, è andato in Sardegna a fare uno stagio, uno spese, un master, come dite voi, sui rapimenti. Sì, signore, perché noi in Sicilia sui rapimenti lasciamo un po' a desiderare. E niente voglio sapere. Per domani, segretezza!